È stato il Teatro Vasariano di Arezzo ad ospitare il concerto finale della manifestazione dell'orchestra giovanile Incontra la città di Arezzo. L'evento è stato reso possibile grazie al bando Arezzo non molla e riparte, riparti cultura dello stesso ente in collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo. Protagonisti i giovani musicisti dell'orchestra giovanile di Arezzo guidati dal maestro Roberto Pasquini. Questa orchestra è nata come un progetto, adesso è una realtà. Questa realtà che giovanile che esiste solo qui ad Arezzo e provincia. Questo concerto di stasera, l'orchestra è diretta dal maestro Roberto Pasquini. L'orchestra giovanile ha partecipato al bando del comune della Fondazione Guido d'Arezzo, il bonus cultura 2021, che noi ringraziamo insieme alle altre associazioni cittadine. L'orchestra giovanile ha vinto questo bando. Fanno anche un repertorio abbastanza difficile oggi. Sì, questo è un repertorio che lo fanno solo le grandi orchestre, diciamo, di alto livello. I ragazzi, come diceva lei, sono cresciuti moltissimo, grazie anche al maestro Roberto Pasquini e a tutti i loro preparatori che li preparano, ma prima del concerto da settimane.